Ciao a tutti appassionati di tecnologia e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gian e come vedete mi sono vestito per l'occasione. Oggi infatti voglio riassumervi tutto ciò che è stato presentato alla WWDC di Apple che si è tenuta ieri a San José. L'argomento principale del WWDC è sempre il software, di conseguenza sono stati presentati tutti i nuovi sistemi operativi, dunque WatchOS 4, macOS High Sierra e anche iOS 11. Le novità principali di macOS High Sierra sono concentrate nel browser, ovvero Safari. Safari infatti diventa il browser più veloce rispetto alla concorrenza su questo sistema operativo, ma non solo, introduce anche una funzionalità davvero interessante, ovvero il blocco dell'autoplay dei video. Se noi andiamo ad aprire una pagina dove ci interessa principalmente il testo, spesso e volentieri viene riprodotto in automatico magari un video di pubblicità che non ci interessa. Di conseguenza con questa funzione ci sarà un piccolo play su questo video che potremo comunque far partire in ogni momento se siamo noi a deciderlo. Non ci sono vere e proprie novità per quanto riguarda macOS High Sierra, infatti questo sistema operativo è soltanto una rifinitura del sistema operativo attuale, che già funziona davvero bene per cui sono stati aggiunti pochi ritocchi. La vera e propria star di questo keynote è invece iOS 11, che introduce un sacco di nuove funzionalità, soprattutto per iPad, dove viene introdotto il dock, funzionalità avanzate di multitasking e anche il drag and drop tra le varie applicazioni. Vale inoltre la pena menzionare AirPlay 2, un nuovo protocollo che permette di andare a riprodurre musica diversa su speaker diversi contemporaneamente tramite un solo dispositivo. Gli speaker Bluetooth ovviamente disponibili in commercio in questo momento non sono compatibili con AirPlay 2, ma diverse aziende stanno lavorando con Apple per rilasciare dei prodotti che saranno appunto compatibili con il nuovo standard. In questo momento è soltanto utilizzabile con la nuova Apple TV che già supporta questo standard, dunque se collegate degli speaker alla nuova Apple TV potrete andarla a utilizzare con il vostro iPhone e AirPlay 2. È stato inoltre reinventato il Control Center che permette di avere tutte le impostazioni utili in una singola pagina. Inoltre abbiamo una novità importante per quanto riguarda foto e video che vengono salvati in un formato diverso sul nostro iPhone, per cui non più JPEG per le foto e H264 per i video, ma vengono salvati in due formati completamente nuovi che permettono di avere più qualità e maggiore compressione. Di conseguenza le foto e i video occuperanno la metà dello spazio sui nostri dispositivi e se come me voi fate un sacco di foto ogni giorno, questa è una funzionalità davvero importante. La cosa davvero fantastica è che questi due nuovi formati non introducono problemi di compatibilità. Infatti possono essere condivise foto e video su tutte le nostre solite piattaforme senza alcun tipo di problema. Come avete capito, iOS 11 contiene un sacco di novità, ma questo è un riassunto per cui andiamo avanti. Nonostante il software sia l'argomento principale del WWDC, sono stati inoltre introdotti degli aggiornamenti hardware e delle presentazioni davvero importanti. Gli aggiornamenti hardware hanno interessato i MacBook Pro che passano dai processori attuali ai Kaby Lake e i MacBook Air che hanno dei megahertz in più in velocità di computazione. Non sono però questi gli aggiornamenti hardware più importanti, che sono invece stati fatti sulla gamma degli iMac, e la star di questo keynote, per quanto mi riguarda, è la presentazione, o almeno l'anteprima, dell'iMac Pro. L'aspetto estetico di questo iMac è assolutamente identico a quello degli iMac che sono già in commercio in questi giorni. Quello che però cambia è il colore e ovviamente tutto ciò che c'è all'interno. Sono sicuro che ciò che vi interessa di più però sono le specifiche tecniche, dunque vado subito a leggervele. Abbiamo un display da 5K, dunque fin qui nessuna novità rispetto ai display dei modelli precedenti, sebbene abbiamo qualche miglioramento nella luminosità e nei colori. Abbiamo poi processori fino a 18 core, se ci pensate un i7 abbastanza buono ha circa 4 core. Di conseguenza passare da 4 a 18 è più di 4 volte la potenza di computazione degli i7 disponibili in questo momento. La RAM può arrivare fino a 128 GB, se ci pensate è alla fine un piccolo hard disk e in realtà è tutta memoria volatile. Poi abbiamo la SSD che arriva fino a 4 TB, praticamente un SSD davvero enorme. Abbiamo poi una GPU Vega che può arrivare fino a 64 GB di memoria dedicata. Anche qui tutta memoria grafica ed è davvero tantissima. Non ho idea di che tipo di lavori richiedono una quantità di memoria così elevata, però in ogni caso è sempre bene averla perché si va sempre in là per quanto riguarda tecnologie video e registrazione, per cui un dispositivo davvero così potente sono sicuro che può essere utile anche per i prossimi anni. Abbiamo poi il Bluetooth 4.2, l'Ethernet da 10 Gigabit, 4 USB-C, 4 USB 3.0, lo slot SD e il classico jack per le cuffie. Apple ci dice che questo è il Mac più potente mai stato realizzato. Probabilmente è vero, almeno sulla carta sembra una vera e propria macchina da guerra. Le specifiche che vi ho fornito sono quelle del top di gamma dell'iMac Pro, che non si sa esattamente quanto verrà a costare. Sappiamo che il modello base verrà venduto a circa $5,000 in America, che ovviamente in Italia sono molto di più a causa dell'IVA, e penso che il modello con la configurazione maggiore verrà comunque venduto a molto più di $10,000, senza alcun tipo di dubbio.
Se ci pensate, questo non è assurdo, basta vedere i prezzi in questo momento dei nuovi Mac Pro, e in ogni caso questi computer non sono pensati per chi guarda i video su YouTube oppure va su Facebook a condividere i post, sono pensati per tutti coloro che lavorano con grafica davvero pesante, che può essere rendering 3D, che può essere editing su video 4K o anche 8K, che piano piano diventeranno i nuovi standard, per cui sono Mac pensati ad uso professionale, che si distaccano un po' da quelli che sono gli utilizzi classici che si fanno dei computer ai giorni nostri. Credo proprio che questo iMac sarà nella lista dei desideri, anzi nella lista dei sogni di molti di noi. Proseguiamo adesso con le novità del keynote e parliamo velocemente del restyling dell'iPad da 9,7 pollici che passa a 10,5, senza però andare a cambiare le dimensioni totali del dispositivo. E questo è davvero importante perché le dimensioni attuali del dispositivo sono quelle più amate dai consumatori. Di conseguenza abbiamo una facilità di digitazione maggiore, visto che adesso la tastiera che viene mostrata sull'iPad da 10,5 pollici ha infatti dimensioni standard, mentre prima aveva delle dimensioni piuttosto ridotte. Prima di chiudere il keynote, Tim Cook, ricordandoci un attimo Steve Jobs, ha detto che c'era ancora un'ultima cosa da presentare, ovvero una novità assoluta. Stiamo parlando dell'HomePod, ovvero un dispositivo smart dotato di Siri che è però pensato per la riproduzione di musica. Possiede infatti all'interno un enorme subwoofer e 6 driver che sono posizionati circolarmente all'interno del dispositivo. Questo dispositivo inoltre ha una grande funzionalità, quella di capire dove viene posizionato nella stanza e capire come direzionare al meglio l'audio per un ascolto ottimale. Diciamo che è dunque proprio questa funzionalità che distingue questo prodotto da tutti gli altri già in commercio. Inoltre questi dispositivi possono essere utilizzati in coppia, in modo tale che parlandosi riescano a dare un'esperienza di ascolto davvero fantastica. Il prezzo di vendita di questo prodotto è $350 in America. Ovviamente, come ho già detto prima, in Italia a causa dell'IVA il tutto sarà decisamente più alto. Dunque con questa notizia abbiamo concluso tutto ciò che è stato presentato e tutto ciò che è stato detto, almeno di importante, al keynote di Apple. Spero di esservi stato utile, spero che questo video vi sia piaciuto, se è stato così lasciate un like e iscrivetevi al canale per altri video come questo. Inoltre nella descrizione del video trovate tutti i link ai miei social, ovvero Facebook, Telegram e Instagram. Dunque questo video è finito, posso finalmente togliermi questa giacca che è decisamente troppo grande per me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!